Questo è un faretto da 10 watt a LED bruciato, ma non è bruciato il LED. Come al solito è partito l'inverter dietro, che infatti, come vedete, non c'è più. È puro adesso. Questo va a 12 volts. Se io dovrei anche poter accendere questo qui addirittura. Beh, l'idea comunque è quella di prendere il chip con il relativo dissipatore, perché non ne può fare a meno, e utilizzare questa cosa qui che mi ha non regalato questa volta, bensì prestato il mio amico Salvatore. Eccola qua, una barra di plexiglass. Ecco qui, una bella barra di plexiglass. Questa non oso immaginare quanto costa. Voglio andare a fare un giretto in rete per sapere quanto costa. E l'idea è quella di metterla insieme a una base qui sopra e farci una lampada, e poi la regalo a Salvatore. La barra è la sua, il faretto l'ho rimediato e voglio fare un regalo al mio amico Salvatore. Avete presente la sedia N2? Vi metto il link, così se volete potete andarlo a rivedere. Uno scarto di quella lavorazione è questo qui, questo disco di compensato da 3 cm. Ora questo lo utilizzeremo come base. Al centro ci sarà la barra di plexiglass. La rimettiamo via. Stare attenti che sono sino via. Ora il faretto lo andiamo ad aprire e andiamo a vedere come lo possiamo mettere su questa base. Passiamo alla vista dall'alto. Ok, prima di tutto lo dobbiamo aprire perché questa parte sopra non ci servirà più. Ci vediamo alla fine dell'apertura, eh? Incredibile, ma per aprirlo ho dovuto utilizzare una morsa. Veramente, ecco qua il risultato. E le viti. Ora, questo lo utilizzeremo giusto per tracciare, questo lo mettiamo da parte, queste le utilizzeremo in qualcos'altro. E questo è quello che andremo a mettere sotto questa base qua. Andremo a mettere qui. Questo lavoro l'ho fatto affinché quando farò il buco qui e farò i fori qua per utilizzare le stesse filettature, i buchi, cioè il buco coincida con il LED, fondamentale. Piccolo lavoretto. Ed eccoci qua. Nel frattempo ho aggiunto, sono andato un po' avanti, ho aggiunto quest'altro disco, sempre fatto con la sega a tazza con un ritaglio di MDF, per garantire un ulteriore supporto alla barra. Poi l'ho scartapedrato con cura per far entrare dentro la barra. Ho verificato e ho fatto i quattro buchi. Ora devo verniciarlo. Con la mia solita filosofia utilizzerò un prodotto che già ho.
ho una vernice che fondamentalmente mi è avanzata dalla ristrutturazione, mi stacco alla vinilica, una porcheria, e andrò a pitturarla con questa. Bene, sono arrivato qui, adesso serviranno numerose mani, quindi ci vediamo al lavoro finito. Ed eccolo qua, verniciato, una vernice un po' grossolana, per sembrare qualcosa di meccanico. E intanto ci ho appoggiato la barra di plexiglass, eccola qua. Andiamo avanti. Ora devo andare praticamente a cambiare questi due fili, perché non ci posso fare nulla, sono troppo corti. Adesso andiamo a metterci due spezzoni un po' più lunghi per poi collegarli al trasformatore a 12 volts e quindi procediamo con lo smontaggio. Già che ci sono, mi faccio un pezzo lungo in maniera tale da mettere il trasformatore più lontano e utilizzerò questo cavo da altoparlanti, quello più dorato, il lato più dorato lo utilizzerò per il più, il lato argentato per il meno. La scelta è fatta. Questi quattro bulloni, che sono identici, andranno messi qui, doppio giretto, e sono giusti giusti. Ok, ecco qua pronti i pomellini, che in questo caso non sono proprio pomelli, ma li mettiamo qui. Adesso chiaramente sono sporchi di colla e qualche noia la danna. Questi chiaramente si possono anche regolare, no?
E voilà. Chiaramente ora è giorno, l'effetto non è un granché. Al buio risulterà diversa. Oh, this is the other.